Ciao a tutti, scusate il buio, ma vi volevo parlare del tanto la Juventus con il Lokomotiv Mosca che ha fatto una partita normale, ma ho sentito dire che sembrava la Juve di Allegri. Vedete che i giornalisti, ma tanti hanno detto così. C'è uno snodo fondamentale in pratica che dice che la Juventus di Allegri sul 2-1 si chiudeva, sul 2-1 scusatemi, sul 2-1 si chiudeva e rischiavamo lì. Invece la Juventus ha preso la palla, l'ha fatta girare a una velocità. Sul 2-1 la Juve, niente a che vedere, la qualità della Juventus mi vengono i brividi. Non so io quale squadra ha un modo di giocare così pragmatico, perché si trasforma, è camaleontica questa Juve, sa anche aspettare, sa ai giocatori, ai grimaldelli, perché è un piede di porco. Pigliate per il culo che è un maiale, Higuaín che mangia così. Sì, è vero, un piede di porco, però è uno che scardina perché c'ha tecnica e non si fa spostare. È un Lukaku col cervello, ragazzi. Con un cervello da top player, ecco la differenza tra Lukaku e Higuaín. Higuaín sa giocare al calcio, quello là è potente, sa segnare, ma col cazzo che sa giocare a calcio. Perché quando doveva dare la palla a Lautaro Martinez, con la Juventus, che era piazzato alla grande, ha ciccato la palla al sinistro con un pezzo di legno. Ecco qual è la verità. Chiuso questo, mi parlano di Brozovic, mi parlano così, volevo due parole. Una l'ho già detta prima, che Bentancur è un centrocampista atipico, è un centrocampista che ha l'esplosività e la tecnica di Dybala, perché avete visto la velocità con cui si gira nel groviglio, esce con la palla, è un centrocampista veramente da Barcellona, da grosse squadre, è al 50%. Io quando questo giocatore qua ha sbagliato qualche passaggio, tutto quanto, ho detto aspettiamolo, perché Bentancur non è questo. Bentancur non è questo, mi piglia tutti per il culo con Bentancur, qui uno mi dice Brozovic, l'altro mi dice che c'è Barella, l'altro mi dice che c'è. Sì, ma sono giocatori sti qua, pesi leggeri, Barella, anche lo stesso Sensi sta facendo il 100%. Ed è un giocatore che ha reso più di Bentancur fino a questo momento, è vero, ma è al 100%, infatti si è rotto, che non stava più in piedi. Bentancur ha appena iniziato a muoversi, ha margini di miglioramento. Tardelli, che è quello che vedo più, lui è un Tardelli, è lo stesso giocatore, ma c'ha più tecnica. Lo vedrete, Tardelli realizzava dei gol pesanti, Bentancur davanti e ancora un po', diciamo, indietro come fase realizzativa e conclusione dell'azione. Però ieri è stato Pjanic, ha giocato bene, Bentancur è stato straordinario, ha fatto un lavoro sporco incredibile. Chiudo qua perché sennò mi allungo e ecco le differenze tra l'Italia. C'è un po' il Napoli, leggermente il Napoli che secondo me verrà fuori, perché l'Inter è al 100%, Conte parte sempre al 100%, tra 2 anni va via, perché Conte quando vede che poi non c'è trima per gatti, prende, va a prenderle i soldi dall'altra parte, non si sporca lui, fa la fine di Mourinho che fallisce un anno dietro l'altro, questo qua non si sporca le mani. Perché nell'Inter adesso ci vuole ancora degli acquisti, non è facile. Quando avrà uno stadio di proprietà si comincerà poi a costruire. La Juventus per arrivare a essere top in Europa, perché lo è, credetemi, top in Europa, perché vince tutte le partite, perché le vince tutte. Io da quando ho detto che le vince tutte non ha più pareggiata una. Abbiamo vinto due in Champions League, difficili. 1-3-0 e questa qua 2-1 l'abbiamo ribaltata, che erano questi qua in difesa, sapevano giocare, non passavi, hanno fatto erano ordinati, spocchiosi e non era per niente facile. Ho visto ieri il Simeone là, che per con l'uomo con il Bayer Leverkusen in casa, che ha fatto fatica, ha vinto 1-0 e insomma in Europa non è facile per nessuno. Vediamo l'Inter contro cosa combina contro i tedeschi. Tutti già dire può vincere così, ma non scherziamo. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima e forza Juventus.